Ciao bellezze, ciao! Sono carica oggi. Allora, facciamo un sacco di video. Primo video, oggi preferiti del mio armadio. Sì, i preferiti del mio armadio, sì, dovrebbe dirsi così. Allora, preferiti estivi del mio armadio. Siamo d'estate, siamo ancora d'estate anche per poche settimane, siamo già a settembre purtroppo, il tempo vola via molto in fretta. Vi faccio vedere i capi miei preferiti estivi. Vestiti, abbigliamento. Questo è il mio mondo, le cose che amo sono l'abbigliamento, gli accessori. Iniziamo, ditemi cosa vi piace dell'estate e magari fate un video anche voi se avete un canale su quello che usate di più d'estate come abbigliamento o come accessori in generale. Inizio a farvi vedere qualcosa che ho messo tantissimo, poi vi lascerò magari qualche video outfit o guardate nel mio canale i video outfit che ho fatto fino ad oggi. Commentate, iscrivetevi, spolliciate, vi adoro. Iniziamo. Allora, prima cosa che ho messo, questa qui è una canotta lunghissima con i cuori, su sfondo bianco i cuori neri, è lunghissima quindi si può mettere o con dei leggings, io non li metto i leggings, non mi piacciono su di me, però con questa canotta, non trasparente ovviamente perché c'ha, vedete, ha la canotta sotto, con questo top con le spalle abbastanza larghe, che fortunatamente non è trasparente, ha le balze in fondo, ho messo i jeans stretti. E ci vorrebbero un paio di scarpe alte, tacchi, io non li ho usato le scarpe da ginnastica, però questo qui veramente mi è piaciuto tantissimo, l'ho comprato da CVG Moda, si può anche mettere una cinturina magari in vita, vedete che c'è lo spazio, e mi piace veramente un sacco, vedete? Mi piace, sì, adoro. Poi è di un tessuto morbidissimo, quindi io amo i tessuti morbidi. Un'altra canotta, però questa qui molto più sportiva, l'altra un po' più da serata, da sabato sera, da festa con gli amici. Questa qui magari per fare la spesa o per una passeggiata mi piace molto, è rossa, io amo questo colore d'estate ma non solo d'estate, e questa fatta così, ha questo modello che si vedono un po' le spalle, la schiena e anche il reggiseno se ce l'avete, io questo top lo metto anche senza niente, tanto non è aderente, cioè sulla pancia è un pochino aderente perché è da anni che ce l'ho quindi a me segna un pochino la pancia che io ho purtroppo, anche se voi dite che non ce l'ho, grazie. Mi piace tantissimo che abbia i brillantini e i bottoni che ovviamente sono finti e mi piace, basta. L'ho comprato un sacco di anni fa, quindi se adesso non mi sta più molto bene, l'anno scorso mi stava molto meglio, però mi piace che abbia questi brillantini. L'ho comprato anche qui in un negozio cinese, magari se lo ritrovo lo ricomprerò, perché questo mi sta troppo stretto, io odio le cose strette d'estate. Come altre maglie, canotte, eccetera, che ho messo tantissimo e che avete sicuramente visto, c'è questa qui, la canotta blu, la gonna la devo ancora mettere, non ho niente di tinta unita. Ok, questa camicetta blu trasparente, però non fa vedere niente, quindi non è. Sì, è trasparente, ma non è una cosa troppo sexy, cioè da far vedere anche il seno, se avete proprio un seno tanto grande, mettete un reggiseno, ma non fa vedere niente. Questa canotta blu di Tally Whale, bellissima. Mi piace veramente tanto, vi faccio anche vedere la gonna perché io d'estate amo le canotte ma amo anche le gonne, quelle lunghe o comunque lunghezza al ginocchio. Questa gonna qui la devo mettere, devo fare un video outfit, mi piace tantissimo, l'ho presa in un negozio, no, al mercato, ad Asti. Sì, rosa, bellissima, però ha questi disegni, non so se si vede, e io non ho niente in tinta unita, devo trovarmi qualcosa da mettere appunto in tinta unita su questa gonna. Comunque la camicia l'ho messa tantissimo, la gonna l'ho comprata da poco, la metterò. Amo le canotte così come queste, molto leggere. Poi, altre mezze maniche, iniziamo con le mezze maniche, questa qui l'ho messa, vi ho fatto un video outfit. È bellissima, almeno io amo queste maglie così, molto molto larghe, con questi disegni di ragazze, brillantini, eccetera. Anche i cuori sono molto belli, vedete? Bellissima. Tessuto morbido, è molto larga, non è aderente. Adoro questa maglia. Poi, un'altra maglia di cui vedrete sicuramente nel mio canale l'outfit è questa qui. Adesso è girata all'incontrario. Comunque questa qui blu con i fiori, un po' cinese. Mi piace veramente tantissimo. Ho quasi tutte le cose nel mio armadio comprate o dai cinesi o da CVG Moda. Anche questa maglia blu ha un tessuto morbidissimo e la amo. Poi, più che mezze maniche, più che canotte, da metà agosto ho comprato questo vestito qua. Uno dei pochi vestiti che ho nel mio armadio. Vorrei fare il video sui miei vestiti preferiti estivi, ma ne ho due: un copricostume e uno da matrimonio, e in più questo qua, quindi tre. E quindi non posso fare un video per solo farvi vedere tre vestiti solamente.
Questo comunque è un vestito a righe, bianche e rosse, c'è anche blu e nero o blu e bianco, nero e bianco in tutte le salse. È bellissimo, lunghissimo, vedete? È un po' aderente, ma ovviamente voi avrete tutti un bellissimo fisico, quindi va benissimo. Io l'ho preso appunto in un negozio che stranamente non era cinese, ed è appunto un bellissimo negozio dentro un centro commerciale. Ha uno spacco dal ginocchio in giù, quindi tutta la gamba la fa vedere, anche la scarpa. Con questo vestito secondo me ci vuole un paio di scarpe alte o magari un paio di scarpe da ginnastica. Io l'ho messo appunto con un paio di scarpe da ginnastica. È molto sensuale, molto bello, è molto anche aderente sulla pancia, ha degli bellissimi spacchi. Secondo me però appunto è da mare, è da gran sera, è da camminata sul lungomare se siete al mare, e comunque fa pensare all'estate, alla vacanza, quindi mi piace tantissimo. Amo le gonne lunghe e i vestiti lunghi, forse ve l'ho già detto, e avessi delle scarpe alte, dei tacchi alti o delle ballerine, questi vestiti e queste gonne che ho, che vi ho fatto vedere, le metterei forse in un modo migliore invece di usare le scarpe da ginnastica. Comunque ognuno usa quello che ha. Continuiamo facendovi vedere una camicetta. Anche questa qui è un'altra mezze maniche, scusate un po' stropicciata, comunque amo le camicette a quadretti tipo boscaiola, mi piacciono tantissimo d'estate per fare una passeggiata, per prendere un caffè con le amiche, magari con un paio di pantaloncini, anche se io gli short non li ho mai comprati, non li metto, non mi piacciono su di me, però comunque questa qui ha dei bellissimi colori, bianco e fucsia, mi piace veramente tantissimo. Poi, con tutte quelle canotte che vi ho fatto vedere prima, ne ho molte altre, di mezze maniche ne ho poche, vi faccio vedere anche quella che ho indosso. Questa qui è una mezze maniche che mi ha comprato mia madre, dai cinesi, vedete che segna un po', qua non sono proprio piatta ma è bellissima comunque. Mi piacciono anche queste mezze maniche qui, che hanno appunto dei decori o comunque i disegni di una ragazza tatuata, Ariel tutta tatuata, mi piacciono un po' quelle maglie particolari. Questa qui è molto bella, semplicissima. Però mi piace. Dicevo, con le mezze maniche o con le canotte, soprattutto con i top, magari con le spalline sottili o con i top tipo quello con i cuori che ha anche le spalle abbastanza larghe, io soprattutto alla sera, non di giorno perché se ci sono 40 gradi di giorno non servono maglie, però di sera magari al mare o per una serata, se magari si fa tardi con degli amici o con il proprio compagno, proprio fidanzato, direi che stare tutte scollacciate quando magari inizia ad arrivare un po' di aria, dobbiamo coprirci. E io, a parte mettere le sciarpe, adesso ve ne faccio vedere due o tre, mi porto sempre un cardigan. Io amo i cardigan 365 giorni l'anno, quindi questo qui è uno dei due cardigan che ho io, beige e nero, ne ho due che vanno bene con tutto. Questo qui l'ho preso, mi sembra, da H&M o forse dai cinesi. Taglia M, 100% cashmere, quindi morbidissimo. Io amo i tessuti morbidi. È un colore quasi grigio, se lo vedete bene, spero si veda bene. Mi piace veramente tantissimo, è un tessuto morbidissimo, va bene con qualsiasi colore, secondo me, questo cardigan. E poi, per i primi freddi estivi, soprattutto alla sera, una sciarpa va benissimo, a parte il cardigan. E io vi faccio vedere quelle che ho, amo le sciarpe. Questa qui è un pochino trasparente, rosa, bellissima, mi piace veramente tantissimo, va bene anche per un vestito magari nero o un vestito appunto rosa per una cerimonia, è bellissima, è in seta e mi piace veramente un sacco, molto elegante, molto estiva. Un'altra sciarpa che però qui va bene solo con qualcosa in tinta unita perché ha già dei disegni, questa qui è con i pois, è molto molto lunga, vedete, io amo i pois e l'ho comprata appunto in un mercato, bianca con i pois, con i pallini blu, si possono fare un sacco di giri e mi piace veramente un sacco anche portarla così. Adesso poi magari vi faccio un video su come si indossano le sciarpe, ha fatto anche quel video Simply Nabiki, stupenda quella donna, bellissimo. Amo le sciarpe in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, come la canzone di Valerio Scanu, belle, amo le sciarpe, ne comprerei un sacco. Poi, non ci perdiamo perché il video dura 40 ore, vi faccio vedere un accessorio. Queste qui sono le pochette, ne ho una sola, forse due. Questa qui è di Tally Whale, si può portare appunto così a mano oppure con la tracolla dorata, molto elegante da sera. Ha pochissime tasche, però è un colore molto bello, si può portare con tutto. Anche con quel vestito rosso a righe, io ho questa borsa qui, l'ho messa perché non ho una borsa nera e neanche rossa.
e quindi questa qui va benissimo, a tracolla messa così, mi piace tanto, oppure per fare la spesa la metto tipo postino, cioè così, ed è comoda, da sera no, non bisogna portarla così da sera, così ve la tenete e si prende tutto, ha un bottone, si apre ed è bellissima, morbidissima, io ci metto tutte le mie pochette da borsa, appunto. Amo le pochette da sera, queste borse qui da sera sono stupende per me, veramente. Le amo alla follia e poi se costano poco e hanno tante tasche e sono dei bei colori e sono tessuti morbidi, vado ancora più a nozze, tra virgolette. Poi, come vestiti e accessori, diciamo che vi ho fatto vedere tutto, vi faccio vedere un paio di scarpe che io uso d'estate, anche se non sono adatte per i miei outfit. Vi faccio vedere la borsa, ok? Stupenda. Le scarpe, vorrei avere un paio di ballerine, vorrei avere un paio di tacchi alti, comunque magari aperti, sandali aperti, eccetera, eccetera, ma non li ho. Vi faccio vedere le scarpe che uso di solito, perché non ne ho altre. Queste qui sono le scarpe che uso io. Con il rialzo, prese l'anno scorso a Firenze, fucsia con il pizzo, scarpe semplici da ginnastica, ma sono molto belle, mi piacciono. Sì, mi piacciono, sono abbastanza comode. Non le trovo così in giro, non ce ne sono tante, le ho comprate 20 euro appunto l'anno scorso e mi piacciono veramente tantissimo. Nel prossimo video, o magari vi lascio qui, dopo tutte queste parole che ho fatto, qualche accessorio, qualche prodotto di trucco che uso io d'estate, anche se mi trucco poco, soprattutto quando vado al mare, di sera mi trucco, anche se non sono bravissima, e vi lascio qualche foto dei prodotti che uso, oppure ve li faccio vedere adesso, ma ho paura di fare un video che duri 40 minuti e non voglio annoiarvi. Vabbè, faccio vedere velocemente qualcosa adesso e vi lascio le foto anche, così facciamo tutto insieme. Spero che non venga un video di 40 minuti, perché sennò non posso caricarlo. Allora, vi faccio vedere che mi sto truccando da qualche mese con questa palette stupenda, bellissima, della Deborah, comprata appunto l'anno scorso, forse 2 anni fa, a un bellissimo specchio. Vi ho già fatto una recensione di questa palette, di questi colori. 92 grammi, uso il pennello, anche se ne ho solo uno per truccarmi. Ho visto un video di The Hidden Beauty con, dove lei mostrava appunto che pennelli vanno usati per chi ha le prime armi nel make-up. Io userò e comprerò i pennelli che ha detto lei. Ciao, Sonia forse. Comunque, ciao, mitica. La palette la sto usando, ci sto provando, anche se oggi sono struccata, scusatemi, per fare le pulizie in casa non mi trucco. Come smalti amo usare i colori, ho pochi smalti colorati, ho molti smalti rosa, fucsia e forse nero, blu e basta. Quindi questo qui lo sto usando molto, ed è questo smalto qua, numero 251 di Kiko, bellissimo, fluo, veramente stupendo. Poi, come profumo sto usando e sto finendo da mesi, forse da un anno, ho questo profumo del Yves Rocher, molto estivo, Mour Sauvage, 100 ml Eau de Toilette, ottimo profumo, c'è la recensione nel mio canale. Ho dei rossetti della Essence, di cui vi farò una foto e vi lascerò la foto appunto del tappo aperto dei rossetti a fine video. Li avete già visti in altri miei video, nel video tag, tra virgolette, i miei rossetti più review. Nel mio canale c'è quel video, ci sono i miei 4 rossetti, non ne ho tanti, comunque amo i rossetti d'estate, soprattutto di sera. Oggi sto indossando questo matitone della Debbie, Lip Chubby, numero non lo so, comunque matte. Lipstick 12 Vivid Pink, è tipo un pennarello, ha un colore super sparaflesciato, super acceso, è appunto un fucsia. Vi faccio anche uno swatch veloce, vedete, questo è il colore, è un po' come lo smalto di Kiko, è veramente molto acceso, si appiccica alle labbra, non unge, non appiccica, non dà neanche tanto fastidio sulle labbra questo colore, però è veramente super acceso. Non so se mi oso uscire di sera con questo colore. Amo i rossetti, amo gli smalti colorati. Come pettinatura sto cercando di farmi delle acconciature, tipo delle trecce, delle code alte, anche se non sempre mi vengono bene. Vorrei delle scarpe alte. Come vestiti vi ho fatto vedere quelli che uso e mi trucco poco con appunto quello che vi ho fatto vedere prima. Questo è il video, scusate se dura tanto, spero vi piaccia. Ciao!